Il nostro buongiorno va ad Andrea Cionci, storico dell'arte, giornalista e scrittore che è collegato con noi. Andrea, benvenuto. Grazie Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Autore di Codice Ratzinger, Codice Ratzinger, e noi ne abbiamo parlato la volta scorsa, quello che ha prodotto questo libro, Andrea, in 2 mesi, Codice Ratzinger ha venduto 5.000 copie. E fino a qualche giorno fa era il secondo bestseller italiano per le classifiche Mondadori. Adesso siamo intorno al 20° posto, resta comunque il libro inchiesta più venduto in assoluto, e gli altri libri in classifica sono solo romanzi. La tematica, andiamo al contenuto di Codice Ratzinger, la tematica è molto, molto grave, è molto forte. Nessun giornalista però comunque non mi pare che ne abbiano parlato. Per quale motivo? Beh, specifichiamo, nessun giornalista del mainstream, perché ho avuto per esempio degli endorsement da parte di Diego Fusaro, della dottoressa Silvana De Mari, da parte del reporter Giorgio Bianchi, che sono molto ascoltati, diciamo, nel mondo della cosiddetta controinformazione, che poi alla fin fine è informazione con la I maiuscola in molti casi. E il tabù che grava intorno a questa tematica la dice lunghissima, perché voglio dire, il mio libro porta avanti una realtà, illustra una realtà millenaria, perché non abbiamo un antipapa da 700 anni, quindi voglio dire, pro o contro che si sia questa questione, il fatto di non parlarne, di fingere che il tema non esista, la dice lunga. Basti pensare che un libro di Massimo Franco, recentemente pubblicato su Papa Ratzinger, non nomina neanche la declarazione, non nomina neanche le polemiche che durano da 9 anni ormai sulla legittimità, la validità delle sue presunte dimissioni. Quindi, insomma, il silenzio del mainstream è veramente assordante e la dice lunga sull'importanza della cosiddetta magna. Avanti, Andrea è collegato sempre con noi, sì? Certo, sei? Sì, sono collegato. Molto sì, bene. Sì. Allora, io direi che questo intervento, intanto sul discorso degli altri, poi sai, ci sono dei temi che evidentemente toccarli non è facile. Bisogna essere informati. Andrea Cionci è molto informato, credo che sia uno dei più informati proprio su questa vicenda, che credo sia il caso di riassumere sintetizzando la tua inchiesta che ha prodotto proprio il tuo libro Codice Ratzinger, Andrea. Sì, in 2 parole, perché molti degli ascoltatori già conoscono la tematica, credo. E in 200 articoli di inchiesta pubblicati da parte Piano Libero, in 2 anni ho ricostruito che il Papa è uno solo, come dice Benedetto XVI, da 9 anni, ma è lui stesso e non è Bergoglio, infatti lui non specifica mai quale sia dei due. Perché? Perché Papa Ratzinger, costretto a togliersi di mezzo da poteri forti e da una fronda interna modernista della Chiesa, la cosiddetta mafia di San Gallo, ha applicato un piano anti-usurpazione del trono petrino che lui aveva preparato con 30 anni d'anticipo, fin dal 1983. Questa realtà canonica, di cui non sono l'unico a parlare, perché in tanti riconoscono che la declarazione non è mai stata una rinuncia valida al papato, io ho illustrato che si tratta invece di una coerentissima dichiarazione di sede impedita. E soprattutto lo stesso Papa Ratzinger, nell'arco di 9 anni, in libri, interviste e lettere inviate ad ecclesiastici e giornalisti, ha spiegato in modo lapato, sottile, logicamente univoco, ma non immediatamente comprensibile, che cosa ha fatto lui con quella dichiarazione. Lui è l'unico Papa, è in sede impedita, Bergoglio è un antipapa. Questo è il succo, insomma, no? Questo è il succo. Esatto, sì, esatto. Allora, abbiamo già detto la volta scorsa invece di chi informato lo sia, e non solo diventa poi un lettore appassionato, ma addirittura un divulgatore, no? E c'è una operazione in corso, Operazione Vescovi, che i tuoi lettori hanno lanciato. Cos'è? Che significa?
Sì, è un fenomeno straordinario, perché non credo che capiti molto spesso che dei lettori comprino fino a 10 copie di uno stesso libro, naturalmente non per leggerle tutte quante, ma per certo. regalare le altre copie a vescovi, cardinali, monsignori. Allora, questa iniziativa è nata dal basso e io, diciamo, per evitare che un prelato riceva più copie di dello stesso libro e poi magari un altro rimanga sguarnito, scrivendo all'email codiceratzinger@libero.it, i lettori che vogliono, tra virgolette, adottare un vescovo, cioè regalargli questo dossier, questa inchiesta che svela la verità su Papa Benedetto XVI, possono ricevere un indirizzo in modo che si proceda a un'informazione capillare dell'alto clero. Noi non abbiamo nessun tipo di problema, perché quello che è descritto nel libro è assolutamente oggettivo, sono tutte dichiarazioni e testi scritti di Papa Benedetto, tutto è stato confermato da canonisti, teologi, linguisti, professori di latino di rango universitario e altri, diciamo, studiosi specialisti della questione. Quindi il codice Ratzinger è un dossier completo, un'indagine completa che è stata indirizzata da alcuni lettori perfino al comandante della Gendarmeria Pontificia e al comandante delle Guardie Svizzere. Oh là là. Sì, sì, ma noi non abbiamo nessun tipo di problema, perché nessuno ha contestato il codice Ratzinger, nessuno è riuscito a smentirlo, hanno provato a gettare fango, a insultare l'autore o a fare contestazioni che non c'entrano nulla con il merito della questione. Quindi, signori, le cose sono queste. Mi dispiace, io mi rendo conto che sia una realtà incredibile, pazzesca, scioccante, ma se avrete la bontà di leggere l'inchiesta, che tra l'altro in buona parte è stata messa gratuitamente a disposizione del pubblico su YouTube, con il nome di Papa e Antipapa, voi apprenderete delle cose veramente incredibili. Avanti ancora, altre domande. L'iniziativa Testimoni di Papa Benedetto sembra stia nascendo un popolo che si mobilita a favore di Papa Benedetto. Ci spieghi anche questa, Andrea? Certamente, certamente. Qualche giorno fa sulle pagine di Libero ho pubblicato una raccolta di 30 riscontri provenienti dai lettori di Codice Ratzinger, selezionati fra specialisti, appunto, avvocati, giuristi, magistrati, professori di storia, latino, filosofia, quindi tutte persone altamente qualificate, sia laiche che cattoliche. Tra l'altro un riscontro dei più lusinghieri è venuto da un professore di filosofia che si definisce agnostico tendente all'ateo, proprio perché questa è un'indagine sviluppata in modo bipartisan, perché è una questione giuridica soprattutto, c'è un capo di Stato che non ha abdicato, non si è dimesso, e quindi, diciamo, è una questione che riguarda sia i laici che i credenti. E questi lettori si sono messi in gioco, hanno messo la firma, tra questi c'è anche l'avvocato Taormina, voglio dire, non esattamente l'ultimo arrivato, che certificano che Papa Benedetto conferma questo tipo di comunicazione particolare, il codice Ratzinger, così io l'ho battezzato, conferma questa situazione canonica. E tale serie di riscontri è stata pubblicata per rispondere a tutti quelli che, non avendo letto neanche un articolo dell'inchiesta, dicono: ah, sono solo cretinate, complottismi, strumentalizzazioni, eccetera. Forse saranno cretini anche questi 30 professori che hanno lasciato questi feedback, lo lascio giudicare ai lettori. Ancora, proprio avrei voluto infatti chiederti già nei giorni scorsi su Papa Bergoglio, che ha parlato, non è la prima volta, di dimissioni, ha detto la sua su possibili dimissioni, e ha detto che in caso di sue dimissioni non sarà Papa emerito ma vescovo emerito. Perché? È certo che non può essere Papa emerito, è chiaro che non può essere Papa emerito, perché Papa emerito non esiste nel diritto canonico, e quello che deve essere, come deve essere interpretata la parola emerito, è nel suo secondo significato, cioè l'emerito, ovvero l'insigne, il degno colui che ha diritto di essere Papa in questo caso, perché Papa Benedetto sapeva benissimo che si sarebbe creato un Papa illegittimo, e quindi, per lasciare a chi ha orecchie per intendere un aggancio per scoprire qual è il vero Papa fra i due, lui si è battezzato l'emerito, cioè colui che ha diritto di essere Papa. E i
canonisti stanno ancora discutendo, spaccandosi la testa, ma questo papato emerito canonicamente non esiste. Certo che non esiste, esiste il vescovo emerito, che infatti è scritto maiuscolo, papa emerito è solamente un aggettivo, infatti emerito è scritto minuscolo, lo potete constatare voi stesso. Ma non lo dico io che questa cosa non esiste, lo dice lo stesso Bergoglio, perché ha ammesso che le dimissioni di Papa Benedetto sono state poco chiare. Ah, perfetto, se lo dice lui ci possiamo credere. Quindi, siccome Papa dubius, Papa nullus, è impossibile che un pontefice si possa dimettere, nel senso di abdicare, in modo nebuloso, ambiguo, poco chiaro, il diritto canonico non prevede che un atto dubbio possa essere considerato valido. Quindi lo stesso Bergoglio ha ammesso di essere un antipapa fondamentalmente, perché il papa è ancora Benedetto XVI. Quindi lui dice, cerca una scappatoia dicendo, ah, sarò vescovo emerito, anche perché se lui dovesse dimettersi dovrebbe rinunciare al munus petrino, e allora siccome il munus petrino è rimasto a Papa Benedetto verrebbe fuori tutto linguacchio, come si dice a Roma, e per questo lui sta cercando una serie di scappatoie del genere. Ancora un paio di cose, la visita in Canada di Bergoglio ai nativi, pelle rossa, ha fatto una dichiarazione anche rivolta ai giovani sulla carne. E sì. Che senso dai tu a questa dichiarazione? E poi ti chiederò un futuro... Sì. L'amico Diego Fusaro ha commentato opportunamente questa uscita di Bergoglio, che rivela appunto la sua adesione in blocco alle tematiche del Great Reset, del nuovo ordine mondiale, del capitalismo inclusivo e di tutte queste storie che sono chiaramente strumentali a un disegno ben preciso. Farei una parentesi, adesso siamo in periodo elettorale, io dico a tutte le forze che sono antagoniste a certi diktat imposti dall'alto, personaggi imposti dall'Europa, eccetera, dico dovete fornire un quadro organico, unico, perché tutte queste strane, illogiche iniziative, l'immigrazionismo spinto, il disarmo dei cittadini, l'abolizione del contante, il fatto di far cambiare alimentazione, spingere gli insetti, eccetera, fanno tutti parte di uno stesso programma per demolire la nostra identità, la nostra libertà, la nostra cultura, la nostra forza. E quindi Bergoglio, che è l'antipapa, che è stato messo lì da questi poteri, naturalmente non può non insistere proprio su queste tematiche. Tra l'altro vorrei segnalare a tutti un libro scritto da un giornalista ambientalista che si chiama Tartagli, il libro si chiama In difesa della carne, Andrea Bertaglio si chiama, e confuta, dati alla mano, la demonizzazione della carne, spiega invece il reale rapporto fra zootecnia, ambiente e alimentazione umana, ribadendo che la carne ha un valore nutrizionale di altissima qualità e l'uomo si è potuto evolvere proprio grazie alla dieta onnivora, che ha permesso l'ingrandimento del suo cervello. Quindi il fatto che Bergoglio per la prima volta si rivolga ai giovani, che sono quelli che poi hanno più bisogno della carne per crescere, per essere fertili, per essere forti, che si rivolga ai giovani incoraggiando, diciamo, scoraggiando l'uso della carne, che è un alimento base preziosissimo, certo gli eccessi sono chiaramente censurabili in ogni campo, però è fortemente significativo. Ma guarda che roba, il futuro secondo Andrea Cionci, che succede adesso in Vaticano nei prossimi mesi? La verità del codice Ratzinger e di quello che ha fatto Papa Benedetto si sta affermando in modo lento ma inesorabile, spesso lo paragono ai cingoli di un carro armato pesante che procede lentamente ma si afferma in modo totalmente oggettivo, perché come diceva Giovanni Paolo II, la verità si impone da sola. Se io penso all'anno scorso in cui ero completamente isolato, mi prendevo gli insulti da Avvenire, e oggi vedo che tantissime televisioni, radio, blog, testate mi intervistano su questa questione, anche se non abbiamo ancora sfondato sul mainstream, posso tracciare un grafico e prevedere che fra un po', grazie al coinvolgimento di questo popolo, che io chiamo l'esercito di Papa Benedetto, diciamo per usare una metafora bellica, così, io credo che presto se ne parlerà anche sui giornali
allineati, diciamo così, perché è una realtà con la quale bisognerà fare i conti per forza di cose. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie ad Andrea Cionci, storico dell'arte, giornalista e scrittore. Grazie a tutti per averci seguito.